vivere ad un figlio. È un giglio deposto al capezzale, non placa tutto il male, l'ha ucciso un'altra volta quel giornale. Ma quale morte accidentale, totale questa morte per la corte al tribunale. Non è normale, qua si muore anche di stato. Tutto è buono, mercoledì ti vedete la prima, come va? Va bene? Ti piace? Madonna, abbiamo un po'. Le sexy bariste, attenzione. Oddio! Fanno impazzire i clienti con la loro schiuma. Dai un bacino. Oh, so. Ricky, un'opinione sul 25 aprile. Guarda, il 25 aprile è una festa della resistenza che noi tutti amiamo, però non vale più un cazzo. Perché? Perché nel senso che Tony Negri, nostro maestro infame, ci ha detto che non vale più niente, nel senso che basta la vittoria sempre. I'd like to reason why I should be so confused. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. Buonissimi. No, lui. Ancora palle riprese. I mini della comunione. Sì, è aperto. Da fare proprio cosmos. Fa vedere. Bellissimo. L'hai fatto te? Sì. C'ho un altro tigami là. Grande, ok, grande. Ti faccio vedere le dentro cosa c'è. Allora ragazzi, com'è il couscous? Com'è? È buonissimo. Voi chi siete? Voi chi siete? Complimenti al cognato del Cola. Voi chi siete? Dei giovani che collaborano a questa festa? Sì. Come ti chiami tu, bambino? Fottiti teme. Invece, te lo dico chiaramente. Tu ragazzina... È buono il couscous. Non infortunare la mia ragazzina. Prodi è vivo. D'Alema è risorto? O cosa? Mi chiedi uno sforzo enorme di intelletto che è... Ci vuole questo punto concentrazione. C'è della musica buona e pesante. Io penso che D'Alema sia un ritornato. È morto, è tornato e non sa d'essere tornato, ma ci rompe i coglioni come quando era ancora vivo. Leo. Ma lui non sa che è morto. Leo, non ti preoccupare di questo. Tanto tutti i nodi vengono al pettine. Sì. Siamo vicini. Nodo fa male. Guarda che spettacoloso l'ambientazione per la festa del 25 aprile. Il nodo quando lo strappi fa male. Sì, però. Ma lui è un nodo di 20 anni fa. Si stringerà attorno. Perché mi fa male oggi come se l'avessi strappato 20 anni fa? Si stringerà attorno agli ammenicoli giusti. Ma gli ammenicoli sono i nostri! No, tieni duro, resistere. Io già nelle palle sono un pelo bianco. Io se quei quattro peli bianchi all'operatore me li di questa macchina da presa, volevo dire solo questo per il 25 aprile.
Rinaldo Rinaldi ci ha lasciato le penne a 20 anni perché il suo paese era schiacciato da una dittatura. Non lo so se è il caso di dire che è stato un vero italiano e facciamo bene a ricordarlo, lui come tutti gli altri che ci hanno lasciato le penne. Va bene, caro amico fraterno? Potete anche baciarvi. Guarda il fagiolaro di fiducia. Personaggio importante nel panorama culturale forcestronese. Roberta. Ciao Roberta, mi chiamo Roberta Pandolfi, sono un personaggio importante del panorama culturale della zona. Ah, è vero che sei in tournée all'estero? Partirò per la Corea del Sud fra un mese. Non quella del nord. No, Corea del Sud, ma se succede qualcosa siamo già pronti a passare la frontiera. Ci vedrai sul palco con i militari così a suonare. Vabbè, spero, non si sa mai. Spero che ci penserai a noi. No, certo che vi penso, vi scrivo anche. Bene, bene. Se per caso succedesse che mi sentire un missile nel culo, diciamo che vi penserò anche in quel momento, in generale, così. Parole forti, ma sagge. Grazie. Gabri, ti fai un saluto alla telecamera. Allora, col mio amico di Palmiro, Ciro, Grandi. Ancora. Ancora sta... Come è stato questo 25 aprile? Cazzo, lo stalker, no! Grande Giorgione, l'incontro, puoi filmare l'incontro, l'incontro con Giorgione. Grazie. Okay. Sopra le sponde di un lago di pane, nascevano solo mattini di pace. La fame, il freddo, la tetra miseria, o il malgoverno di qualche incapace. Tutto sfumava in un cielo sereno, quando avevamo 100 anni di meno. Sotto alle stelle in un bar dentro casa, senza deciderci ad andare a dormire. Noi volavamo su Marte o la Luna, felici solo di starci a sentire. E credevamo un domani.